Il Teramo cala il Tris, stavolta a cadere sotto i colpi dei biancorossi è un Gubbio sterile apparso dimesso per tutto l'arco della gara, nonostante il vantaggio iniziale. Vivarini conferma l'11 che ha battuto mercoledì sera l'Ancona, ma l'avvio non sembra essere lo stesso avuto con i dorici. Scipioni, dopo 5 giri di lancette, rimedia il giallo dopo un contrasto con Luparini. Fiore al nono, invece, non inquadra la porta, col mancino dal limite dell'area di rigore. Gli umbri di Acori pungono poco davanti, Danna impegna Serraiocco con un tiro più casuale che costruito, ma è Domini, nel nulla della prima frazione, minuto 33 ad indovinare la traiettoria perfetta da piazzato, col pallone che scavalca la barriera del Teramo e termina la sua corsa alle spalle del portiere biancorosso. Doccia gelata per la formazione di Vivarini, che però ha il merito di trovare subito lo squillo del pareggio dopo appena altri 5 minuti. Minuto 39, Fiore pennella da destra, Luciani svirgola il traversone e rischia l'autogol. La palla impatta sul palo ma diventa un assist involontario per la forbice sotto misura del solito Gianluca Lapadula. Iannarilli è battuto per la punta, terzo centro consecutivo dopo i sigilli di Forlì e dell'infrasettimanale. La ripresa è di tutt'altro tenore. Donnarumma, dopo nemmeno 60 secondi, sfiora la rete del nuovo vantaggio, stesso destino della conclusione di Domini dopo un errato disimpegno della retroguardia biancorossa. Le occasioni fioccano ora. Iannarilli si supera sul destro liftato di Di Paolo Antonio prima che questi passi in mezzo insieme a Cenciarelli. Sì, perché Vivarini richiama uno spento Lulli per far spazio ad un Petrella invece in forma smagliante, e il gol al 64 è la logica conseguenza di un Teramo decisamente più pimpante. La Padula, scatenato, conquista un piazzato dal limite e si incarica di andare col sinistro sul punto di battuta. La barriera umbra si apre, la palla passa sul primo palo, Iannarilli è ancora battuto e il Teramo ribalta la partita. E così per la punta i gol in campionato diventano 4. Acori mette mano alla panchina, fuori Esposito, Vetraino e Casiraghi. Per Marchionni l'Oviso è regolanti, ma le cose non migliorano affatto, tutt'altro. Ancora Iannarilli e supera su Donnarumma da buona posizione, meno pericolosa la staffilata di Luparini centrale, bloccata da Serraiocco. Vivarini toglie Cenciarelli per Caidi, rischiando di chiudere il match con Petrella, servito dalla Padula. Iannarilli ancora una volta abbassa la saracinesca. Alla fine il Teramo centra il terzo successo consecutivo, sale a quota 9 punti in classifica, sembra passato un secolo dai due stop con Pisa e Grosseto. Bocche cucite invece in casa Gubbio, 2 punti e un gioco che latita sono cruci maggiori per il tecnico rossoblu.